ma è una conoscenza che o la sai o non la sai. La coincidenza non esiste singola. Quando ne trovi due sullo stesso reperto, non è due per due, diventa esponenziale, perché se non è possibile uno, una coincidenza non diventa impossibile più uno, diventa impossibile, impossibile all'infinito. Quando ne trovi tre, a volte quattro, ma noi vedremo anche cinque dentro un reperto, l'ha fatto Dio. Ma chi l'ha fatto un reperto del genere? Ma se io sto in Bolivia e ti faccio un reperto con cinque particolari, io ne faccio un altro in Cina, quindi dalla Bolivia alla Cina, identico, ma tu lo capisci che solo Dio può fare una cosa del genere? Può farla Dio? La fai tu se ti connetti all'artista. Io mi connetto all'artista, quello bolito cinese, mi connetto al cinese boliviano, oppure sono lo stesso a farlo. Perché? Perché i re, lo vedremo dopo, l'elite, a mio giudizio, sono sempre gli stessi. Solo se sono io faccio le stesse cose, e se sono io e la so lunga, mi diverto a cambiarti, come diciamo sempre, piccoli dettagli, l'arte. Ma è una conoscenza che o la sai o non la sai, perché io non posso fare un accallo con la mano invertita, la pigna, la borsetta, le ali, tutto qua, e un etrusco così, un maya così uguale, un peruviano, un inca, è impossibile, Gianluca.